Che Jacopo Pascarini vinca non è una novità, ma che stracci il suo record, magari questa è una qualcosa di bello, un obiettivo bello raggiunto oggi, Jacopo. A Castelldefels al tramonto hai stracciato il tuo record oltre un minuto rispetto al tempo precedente. Dicevi che è grazie al clima più fresco, non volevi che nessuno battesse più questo record, sarà difficile. Scherzavo. No, nel senso, volevo che questo qui restasse un buon tempo, perché oggi tutti gli altri anni a Castelldefels ci troviamo 30 gradi oltre, invece quest'anno c'è stato questo cambio di temperatura che ci ha aiutato molto, pensa a tutti. Io sono uno di quelli che odia il caldo e invece amo le condizioni col freschetto, infatti d'inverno vado meglio, quindi ho detto oggi provo a dare tutto quello che ho. Di vincere, sai, non ho mai la sicurezza, perché a ogni angolo del mondo esistono quelli più forti, le gare aperte a tutti, quindi non guardo, diciamo, l'avversario, guardo me stesso, poi se c'è da lottare naturalmente invento qualche tattica. Castelldefels è oggettivamente una bella gara, perché attraversa il paese, perché il percorso è bello, è una gara che ti piace. È la più bella, mi sembra che è la mia quarta volta che la vinco, anche Caterina, ma è, oltre che il percorso che ci piace, è veramente bellissima l'atmosfera, guarda tutta la gente che ti fa il tifo lungo qui nell'arena dove ci fanno il palio, poi anche lì nel parco, è tutto veramente bellissimo. E poi l'organizzazione è fantastica, poi la cosa che mi piace tanto è che dopo, finita le premiazioni, si mangia tutti insieme, tutti i 150 corridori che siamo laggiù, e quindi è proprio un clima che ti fa sentire sereno, oltre che naturalmente una bella gara agonistica con un percorso che ci piace. Quindi tutto bello, veramente complimenti a Boscalli e al Team Marathon Bike che l'organizza e al MotoPen. Con oggi il Corriere della Maremma raggiunge metà percorso, giro di boa, undicesima prova, il Corriere della Maremma continua anche per Jacopo Boscarini. Sì, ora sai, da quando siamo io e Caterina, babbo e mamma, sì, cerchiamo di preparare qualche gara che ci piace, vediamo qualcuna, però diciamo che se ci allontaniamo di meno meglio è, la bimba è ancora piccola, quindi Corriere della Maremma le gare sono vicine, poi a me sinceramente mi sono sempre piaciute perché ripeto è un clima molto bello, c'è sia agonismo ma anche il discorso, diciamo, del gruppo di amici, ci si diverte, in questa sera si mangia tutti insieme, quindi è tutto molto bello. Un'altra doppietta in famiglia Boscarini, Jacopo ha vinto la gara maschile, ha dominato, e la moglie Caterina Stiankiewicz ha vinto anche lei, dominando la gara femminile. Caterina, una bella prova. Sì, sono contenta, la gara bellissima, atmosfera buona, direi clima anche fantastico, perché oggi è fresco, finalmente il caldo se n'è andato via, quindi si corre bene, ho fatto un buon tempo, nonostante che ho fatto il primo giro un pochino troppo spinto, la gara comunque mi è piaciuta nonostante che sono partita troppo forte. E sono contenta. Sì. Per tu che sei polacca, percorso con un po' più di fresco è meglio. Sì, decisamente mi piace correre più con freddo che con il caldo, soprattutto moltissimo. Lo dicevi anche all'Argentario, la condizione è buona, quasi al top, e oggi l'ho dimostrato. Sì, la condizione è buona, spero di migliorare ancora, perché lo so che si può fare di più. Però con la bimba accanto non è facile allenarsi. Mi piacerebbe fare una maratona a fine dell'anno, però vediamo, perché impiega parecchio tempo, ci vogliono parecchi allenamenti lunghi, quindi non so se sarà possibile, ma mi piacerebbe in futuro farla. Con Ale Vignozzi, Horst Fiesole, siamo a commentare una prova particolare, Castelldefels al tramonto, ma anche Castelldefels senza scarpe. Ormai è una caratteristica quella di Vignozzi di correre scalzo. Com'è nata questa, chiamiamola, passione? Per un po' più forte, l'ho scoperto quasi subito, sono 45 anni e corro scalzo. Però è un caso, ce ne sono altri che corrono scalzi ma nessuno va più forte, qualcuno va uguale, qualcuno va addirittura meglio con le scarpe. Massini ha detto che io sfrutto bene il doppio arco che Dio ci ha regalato sul piede, per cui ho una spinta elastica superiore alla media e guadagno non avendo il peso delle scarpe da sollevare. Vediamo un po' di sangue sul piede, sul piede sinistro. Sull'alluce sinistro. Ho strusciato sul pavimento, sul granito.
A Castelpiano, come mai? Da Firenze a Castelpiano? No, da San Vincenzo. E poi sono andato a vedere il giardino di Sperri, a Seggiano, con la moglie. Ho fatto l'occasione per unire l'utile al dilettevole. E poi questa è una zona che amo particolarmente perché ci ho fatto il piano territoriale di coordinamento per tre tornate di fila e quindi lo sviluppo del territorio è un po' anche figlio mio. Conosceva già il circuito Corri della Maremma, Whisper? Sì, l'ho fatto, qualche volta l'ho fatto quasi tutto, ora un po' meno perché vado troppo piano. Ovviamente scalzo. Sempre scalzo. Siamo con la padrona di casa Susanna Vichi che... è di Casteldelpiano, quindi oggi correva in casa, una bella gara. Com'è andata la tua prova? Tutto bene, grazie, sono soddisfatta, è una bella gara, questo è il terzo anno che la faccio, è bello tenere vivo il paese e quindi fa piacere, specialmente appunto per una ciola, dare una mano e fare comunque sia la gara e essere partecipe in questa bellissima giornata. È un po' una festa per tutto il paese. Attraversa tre volte il centro, tanta gente a bordo strada, una festa per tutti. Sì, infatti è vero, è proprio una bella gara perché dove si passa, dove c'è gente che ti applaude, che è lì, che è con te praticamente, anche nello sforzo, ma ce l'hai tutti vicini, quindi è una gara un po' per tutta la comunità di Casteldelpiano. E oggi anche le condizioni meteo hanno aiutato perché dopo giorni e giorni di caldo, clima più fresco, si sono visti anche tempi molto buoni. Sì, è vero, perché è stato caldo fino a ieri l'altro, temperature assurde, quindi oggi un po' di fresco ci ha aiutato anche a fare la gara. Sì, ci voleva. Siamo con l'organizzatore Mirko Boscagli, una bella festa anche oggi, Casteldelpiano al tramonto, oltre 130 partenti, clima aiutato, meglio di così non poteva andare. Ma direi che veramente siamo stati fortunati perché c'è un clima perfetto per correre, infatti tutti gli atleti sono rimasti soddisfatti della propria prestazione perché si è corso veramente con un clima eccezionale. Per me organizzatore è una soddisfazione vedere tutto il paese in festa, è andato tutto bene, abbiamo avuto un bel numero di partenti, io sono felicissimo di aver organizzato questa gara, ringrazio tutti i miei collaboratori, Motoclub in primis, amministrazione comunale che è super disponibile, il che mi dà molta fiducia per continuare a organizzare questa bella gara qui a Casteldelpiano. Diceva Jacopo Boscarini che oggi è tirato al massimo perché sarà difficile rivedere una temperatura così bassa ad agosto a Casteldelpiano, battere questi record sarà difficile. Oggi Jacopo veramente ha stupito tutti noi e si è stupito anche per se stesso perché dall'inizio alla fine ha avuto un ritmo veramente impressionante, ha battuto il proprio record che aveva e io penso che per trovare un altro podista con questo ritmo sarà veramente veramente dura. Bravo Jacopo. Al di là del risultato è bello aver visto così tanta gente come al solito in strada. L'appuntamento al prossimo anno? Sì, direi che questa manifestazione deve andare avanti perché soprattutto è il paese che me lo chiede, perché Casteldelpiano per un giorno viene completamente invaso da sportivi e tutta la gente mi fa i complimenti ed è contenta di vedere tutte le vie di Casteldelpiano colorate con questi atleti che corrono e si confrontano con l'esperità del percorso ciolo.